Ok, allora eravamo rimasti alla scheda di catalogazione, quella che usiamo, diciamo, adesso. Se vi ricordate prima quella cartacea, adesso ho cambiato film così questa è un po' più completa, almeno vedete un lavoro più o meno serio. Qui infatti, come vedete, c'è il catalogatore. Si vede un po' meglio di prima, forse. C'è il catalogatore, ci sono le date di creazione, dunque la il film è entrato nel 2012, come vedete. È stata l'ultima modifica del 31 maggio del 2013. Come dicevo prima, la collocazione, che è questa, identifica in questo caso qua il piano P1, prima era T3 perché era sottoterra, F è la zona, diciamo, degli scaffali, e 54 è il numero dello scaffale dove è stato posizionato. In questo caso qua il film è Police, l'edizione, come vedete qua, italiana, ok, film di fiction ovviamente, titoli sono rimasti uguali perché evidentemente è rimasta, non c'è stata traduzione, c'è rimasto così in tutte le lingue, dunque titolo che abbiamo sulla copia, il titolo italiano, titolo originale e titolo parallelo rimangono sempre gli stessi. Il titolo parallelo è, sono, fanno, fa, cioè, rientrano quella serie di titoli che magari, non so, il film si chiama Police, ma è sconosciuto anche come La vita segreta, per esempio, dunque viene inserito lì, anche se ufficialmente magari il titolo del film non è quello. Questo ovviamente parlo di materiali cinematografici. Abbiamo, allora, questi primi dati sono dati che vanno inseriti e dunque non hanno, diciamo, delle finestre di apertura. Se andiamo già però sugli altri, che sono uguali per tutti, dunque su genere, vedete che si aprono una serie di tipologie che noi possiamo impostare, infatti vedete modifiche, io posso aggiungerne un altro. Di base i materiali che noi abbiamo rientrano in questi generi, dunque abbiamo il concert movie, docufiction, documentario, attualità, si cerca sempre di essere animazione e pubblicità perché la Cineteca Italiana ha un grandissimo fondo di cinema d'animazione, soprattutto dei fratelli Pagot, che sono dei produttori famosissimi dall'epoca, diciamo dagli anni 30 in poi, di pubblicità e cartoni animati. E dunque noi abbiamo creato, diciamo, questa animazione pubblicità, anche se non è propriamente corretta, nel senso che magari la troverete solo nel nostro. E poi per il resto, beh, sono i classici, pubblicità, presentazione, si intende trailer, pornografico, vabbè, abbiamo anche queste cose qua, e pubblicità cinematografica. Non definito, probabilmente qualcuno che si è dimenticato di cancellarlo. Pubblicità cinematografica e amatoriale. Ok, comunque dicevo questo qua. Episodi, perché se noi avessimo appunto un film a episodi, metteremmo Police, episodio, mettiamo il titolo dell'episodio. Dunque episodio 1, la corsa per esempio. I di pellicola, che questo viene messo poi aggiunto dopo, diciamo, è un l'ID pellicola, sarebbe il numero di inventario, che però prima di inserirlo, diciamo, facciamo un controllo generale e poi inseriamo a lotti, tipo, non so, gli ultimi 6 mesi, e qualcuno si occupa di inserire tutti i numeri di inventario negli ultimi 6 mesi, ricontrollando lo stato effettivo del materiale. Poi abbiamo regia, come potete vedere, edizione, anche qui si apre una finestrella, ci possono essere ovviamente tutte quelle che vogliamo, c'è sempre modifica perché, come vi dicevo, ci sono dei casi specifici in cui è naturale inserire delle cose. È meglio non farlo, penso, perché poi, sa, soggettivamente io posso interpretare una cosa in un modo e qualcun altro nell'altro. Dunque, per quello che ci sono solo poche persone, diciamo, tra di noi che hanno accesso a queste cose qua, a queste modifiche. Edizione, anche qua si mette l'edizione del film. Ah, scusa, edizione quella di prima, la nazione viene intesa come produzione, l'edizione ovviamente se è la versione francese, italiana, tedesca, eccetera. L'anno di produzione, sono le solite cose che trovate anche su un DVD o comunque per questi altri materiali. Didascalie in questo caso, perché se il film è muto ha le didascalie, dunque diciamo ha dei intertitoli tra un pezzo e l'altro, e dunque si mette o sì normalmente, muto anche qui non è stato completato, andrebbe messo no. Sottotitoli, se è una versione extra con i sottotitoli in italiano o viceversa, in questo caso non ce li ha perché è vuoto. Provenienza è, anche qui si apre una tendina,
sono i fondi che noi abbiamo, diciamo, di donatori o di depositi che hanno lasciato in Cineteca. Dunque abbiamo, bene, i distributori canonici, Lucky Red, 01 Distribution, eccetera. Più abbiamo dei... Beh, la Cineteca italiana è una provenienza ovviamente che è la collezione storica. Poi abbiamo, vedete qui, l'archivio Pirelli, che è uno dei nostri archivi più importanti perché, diciamo, il cinema industriale sono dei materiali molto interessanti, ci sono film di Ermanno Olmi, si possono trovare veramente dei materiali molto vasti, che sono stati tutti restaurati, cioè tutti in parte restaurati e sono usciti anche in DVD. ASAC è sulla di Venezia, ci sono dei film, diciamo, d'arte che derivano dalle varie mostre internazionali del cinema raccolte negli anni e sono state depositate da noi per conservarle al meglio. E poi abbiamo via via altre, insomma, centro culturale. Per esempio, se qualcuno di voi ha delle pellicole a casa e dice: beh, io voglio liberare la cantina perché mia moglie vuole mettere giù una sartoria, cioè la vende a noi, dice: oh, ti lascio le pellicole e facciamo il fondo Marco, eccetera. E questo via. Cingoli è comune, immagino. Cingoli? No, forse sì, però questo Cingoli qua Comune di Cingoli. può essere. Perché sì, perché se fosse una persona. Avrebbe ovviamente nome e cognome, a parte vabbè, The Mask, ci sono quelli famosi, però sì. Mi sembra strano perché non, forse non è il comune, forse qualcuno è il signor Cingoli, perché sennò sarebbe comune del comune di Milano, eccetera. Sì, Cingoli, non so, ma è un comune barese, cioè provincia. Ah, non conosco. Ah, vedo, non lo conoscevo. Niente, proprio comune di Milano, ovviamente poi, come vi dicevo prima. Essendo oggi gli archivi, quelli audiovisivi, più o meno, cioè non regolati, ma diciamo hanno importanza regionale, noi abbiamo molte collaborazioni sia col comune che con la regione, come è giusto che sia, come dovrebbe essere. E poi abbiamo ad esempio Fondazione Prada, eccetera, eccetera, eccetera. Questi sono film, diciamo, a parte la collezione della Cineteca Italiana, che sono stati depositati o donati. Nel caso del deposito, ovviamente, noi non è che abbiamo un utilizzo come vogliamo del materiale, perché è un deposito, ossia loro dicono: voi li conservate al meglio, li do a voi piuttosto che lasciarli qua e non sapere cosa farsene. Dunque noi in quel caso lì prendiamo il lotto, lo cataloghiamo, lo sistemiamo, cerchiamo di proporre dei progetti che valorizzino quel fondo specifico, come abbiamo fatto per esempio con la Pirelli che vi dicevo. Dunque se leggete Università Cattolica Collezione Boldi, per esempio, Massimo Boldi che ci ha dato tutta la sua collezione di film. E c'è dentro di tutto, cioè sono tantissimi. Vito, sì, Vito, perché uno, poi ci sono dei nomi in codice, diciamo, Vito sono magari degli stampatori che erano collaboratori della Cineteca a vario titolo, come anche Zari, per esempio, è un famosissimo collezionista di Milano che ha una collezione immensa di DVD, ma ne ha tutti i film che voi cercate, cioè da lui ci sono, 16 mm, DVD, tutti. È un collezionista, però è il suo lavoro, cioè nel senso che lui proprio è un noleggio di DVD e di proiettori, eccetera, ed è enorme. Ci ha dato delle cose, perché ovviamente anche lui di spazio in casa probabilmente ne aveva poco. Allora, questa è la provenienza. E poi ci sono le durate, dunque tutte quelle cose più, diciamo, inerenti diciamo, all'autorialità dell'opera d'arte, cioè dell'opera cinematografica. Dopo, qui invece, questa seconda parte, come vedete, è dedicata agli aspetti tecnici. Ossia, io oggi pomeriggio vi ho preparato delle slide, così più chiaro, insomma, però, per esempio, quando si parla di supporto a livello cinematografico, questa parte tecnica è quella fondamentale per noi, perché ci permette di capire che materiale abbiamo di fronte. Qui vanno in ordine. Questo abbiamo nitrato, che è il più antico, l'acetato, il diacetato, che sono quelli arrivati, insomma, che erano già utilizzati dagli anni 20, poi anche un po' prima in qualche caso, però non a livello cinematografico. E dopo è arrivato il poliestere, che è quello canonico, che veniva usato fino a pochi anni fa, e acetato e poliestere quando sono usati entrambi per un film. Come notate, qui parliamo di pellicola. Non c'è, dopo acetato poliestere dovremmo mettere, ci dovrebbe essere una sigla digitale, quella non c'è, perché questo è solo l'archivio, diciamo, cinematografico dedicato ai film in pellicola, propriamente detta, ecco. Tutta sulla parte digitale, anche quella poi ne parlerò dopo, anche lì c'è da ripensare tutto, sempre in campo cinematografico.
Poi abbiamo il formato, dunque il supporto è quello di come è fatta la materia, nitrato di cellulosa, infiammabile, in poliestere, avete visto prima i tacchi, le cose. Il formato è semplicemente la grandezza, dunque 8 mm, super 8, 9,5, questo è tutto millimetri, 17,5, come vedete ce ne sono molti, non sono soltanto quello cinematografico canonico, è il 35, quello che voi vedete al cinema, o il 70 mm che però è pressoché inutilizzato adesso perché... Per esempio, il 2001 Odissea nello spazio era fatto in 70 mm, quelle, cioè che proprio, immaginatevi uno che monta, cioè che sistema una cosa del genere, per, come vi dicevo prima, 3 km, dunque un peso anche notevole. Un film mediamente arriva a pesare sui 20 kg, ecco, dunque anche fisicamente importante. Poi formato colonna, cioè vedete col, però è abbreviativo, perché... Come vi dicevo prima, c'è negativo, positivo, poi ci sono tanti altri materiali. Questi tanti altri materiali può essere che nella striscia di pellicola non ho solo l'immagine, ma ho la colonna sonora, che non è quella usata nel cinema, ma è quella che serve per le stampe, diciamo. Dunque io ho la traccia dell'audio che poi metterò insieme all'immagine. C'è una domanda? Ah, aspetta, aspetta che ti danno il microfono. Se positiva o negativa. Ma dia in che senso? No, no, è positiva. Sì, cioè, adesso dipende dai casi, però... Sì, quella era positiva. No, cioè dipende dalle due, possono essere tutte e due, non c'è una o l'altra. Cioè nel senso, la pellicola può essere di tutti, guarda. Sì. Sì, però quello che tu, lo so perché mi ricordo che tu ti occupi di fotografia, però è diverso, nel senso che noi, almeno ti parlo di, io parlo di materiali cinematografici, infatti ti ho aperto sotto perché supporto è il materiale, elemento indica che elemento io ho, però vedi che c'è negativo originale, positivo, lavanda, che è quello che vi dicevo prima, controtipo negativo, reversal, interpositivo, internegativo, cioè non ho solo o uno o l'altro, ho tante cose, poi dipende... Che materiale mi è arrivato, nel senso che è ovvio che se è un film che è andato in proiezione, il mio film sarà positivo, assolutamente. Se è un film invece che mi ha dato per esempio uno che stampava pellicole, probabilmente sarà un negativo, cioè sarà un controtipo negativo, neanche originale perché è difficilissimo. Se ho invece per esempio un 8 mm o un Super 8, può essere un reversal, ossia invertibile. Che non ha il negativo perché nel suo sviluppo, cioè lo sviluppo viene in automatico sul suo negativo e dunque sparisce poi il negativo praticamente, cioè si autotrasforma in positivo per dire in parole povere. Dunque, cioè, no, ho capito quello che mi stai chiedendo tu, però lì dipende da quello che io ho, cioè da quello che mi è arrivato. Non so se, se ho risposto bene alla tua domanda. Positiva. Cinematografica positiva, ho sempre Sì. visionato negativi dall'8 Super 8. Ok. No, no, cioè ovviamente esistono anche quelli, anzi. No, no, è quella che diciamo comunemente viene usata di più. Io stesso, per esempio, sono anche proiezionista, cioè vado nei cinema a proiettare alcune volte. E ovviamente quelle di cinema sono per forza positive, perché sennò tu vedresti un negativo sullo schermo, capito? Quello è, cioè mi sembrava abbastanza ovvio, nel senso, poi probabilmente tu hai visto dei materiali, però li hai visti così, immagino, no? Cioè che hai avuto una pellicola davanti e hai iniziato a girarla, no? Tu intendi questo? Ah, ok, no, no. No, no, era per capire bene anch'io, perché non capivo bene la domanda. Sulla pellicola Dia l'ho vista, ne ho sentito parlare, però in...
I proiettori di diapositiva dove c'erano dei rettangoli in Sì, quello supporto che. plastico Sì. e all'interno c'era il positivo, quella era la diapositiva No, no, che. quello lì certo, però lì non parliamo di cinema, però. No, 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 Ah, no, questo che punto volevo. Cioè, ovviamente, anche in fotografia, ovviamente poi i materiali sono diversi, cioè i supporti più che altro. Ecco, quelli giusto per. Poi, allora, erano rimaste la colonna. Come vi dicevo, ci sono dei casi in cui ho l'immagine sola o la colonna sola, che poi verranno utilizzate insieme per fare il prodotto finale, che è quello che appunto vediamo al cinema. E anche qui, ovviamente, abbiamo formati diversi. Per la grandezza, colonna, sì, scusate, colonna, intendo colonna audio, cioè proprio la traccia audio che viene fatta in un modo un po' particolare, che può essere anche il magnetico, immagino che tutti vi ricordiate del magnetico che veniva usato fino a 15 anni fa, e mi ricordo che c'erano questi registratori per il magnetico, comunque materiali che, cioè macchine che potevano essere utilizzate per sentire le piste magnetiche. Ecco, semplicemente quella può essere un caso, comunque ho la pista magnetica oppure ho la pista ottica, eccetera. Ma oggi pomeriggio, vi ripeto, poi entrerò più nella questione perché ho tutte delle dispense, delle slide per farvi capire proprio il materiale. Poi il numero delle bobine, vi ricordate prima che erano 6, questo in questo caso è film probabilmente più lungo, infatti dura 127 minuti, sono 7 bobine. Le bobine vengono divise. A noi arrivano già divise, poi come sono divise lo fa chi stampa il film all'inizio, dunque è soggettivo anche lì. Non, normalmente non sono mai meno di 5 se il film è lungo un'ora e mezza. In questo caso colonna ancora, è vuoto perché non ho la colonna, stiamo parlando di un altro materiale, e vedete anche qua per la colonna quanti tipi di colonne ci sono. Unità ottica separata, no, vuol dire che non c'è, unità magnetica separata magnetica. Queste sono le tipologie. Se la scheda poi mi dice, ed è fondamentale, se è completo o no. Qui ho completo, incompleto, se ho dei tagli, dei frammenti, dei brani. Vi ricordate prima brano TV sulla scheda cartacea? Ecco, in questo caso, in quel caso là, avremmo messo brani o brano. Completo, incompleto, dicevo tagli, frammenti, rotolini, copia lavoro. Copia lavoro è quella che usa il regista quando finisce di fare praticamente il giornaliero o alla fine di tutto il film, fanno una copia che è destinata, diciamo, a una visione interna. Sono copie molto rare, che non ce ne sono tante, perché ovviamente sono copie che poi vengono, insomma, non usate, fatte sparire, anche perché sono molto rovinate, non hanno una buona qualità. Poi dove era completa? Beh, lunghezza visto, in questo caso ogni film che esce ha un visto di censura. Ancora oggi, cioè deve essere comunque validato, diciamo, per farlo uscire nelle sale. Non esiste più la censura, più o meno, diciamo. E dunque il visto normalmente non ci arriva mai. Capita molto spesso che invece sui film degli anni fino agli anni 60 ci sia all'interno delle scatole proprio il fogliettino con il visto di censura, dove col timbro dello Stato si avvisava il proiezionista o l'esercente della sala cinematografica che quel film era ammesso alla visione, eccetera, 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 con questa lunghezza, con queste parti di questo regista, veniva, diciamo, messo per anche chiarire di che materiale, a che materiale avevamo davanti. E dunque è un campo che abbiamo messo, però ripeto, è pressoché oggi inutilizzato, perché non esistono più anche i fogli cartacei, ci sono altri modi per sapere, ci sono i distributori, insomma, è un altro sistema, però abbiamo deciso di metterlo perché comunque è comunque utile per raccogliere dei dati sulle pellicole più antiche, quello su cui noi, ripeto, abbiamo più materiale. L'ingresso è, come dicevo prima, la Lucky Red ci ha dato quei film nel novembre 2012, questo film. Poi magari la Lucky Red ci dà 25 film, però non tutti magari ci sono stati fisicamente consegnati in novembre 2012. Viene messo perché così, storicamente, io che sono archivista, so che in novembre 2012 il mio archivio ha avuto questo film e io posso capire la storia del film da quando è entrato nel mio archivio. Quello prima non lo so. Probabilmente di questo film qua posso sapere che è andato al cinema perché è un positivo, è della Lucky Red, dunque una casa di distribuzione comunque bene o male abbastanza grande, conosciuta, avrà avuto più o meno un buon giro, eccetera, eccetera, e poi alla fine, quando non è più stato utilizzato, l'hanno mandato a noi. Tenete conto che di un film, mediamente, dipende poi dall'importanza del film,
Però diciamo vacanze di Natale per dire esce in 500 copie. Di quelle 500 copie non ne rimangono 500, ne rimarranno 5 in tutta Italia, di cui una può essere data alla mia cineteca, un'altra la tiene il distributore, un'altra il regista. Diciamo i numeri quando sentite parlare del telegiornale, ah, 500 copie del film, tenete conto che quelle spariranno quasi tutte, ne rimangono poche. Sto sempre parlando di pellicola, perché ovviamente poi sul digitale le cose un po' cambiano. Cioè, nel senso che anche lì ci sono le copie, ma di un film, di un file in digitale, non ho le copie, cioè posso mandarle in tutti i cinema che voglio, anche via satellite, e non ho bisogno di duplicarlo, se non nel server del mio proiettore per proiettarlo, però è una cosa un po' più complicata di cui vi parlerò dopo. Dunque, mi hanno detto l'ingresso, l'ultima verifica è il 5 dicembre del 2012, dunque vuol dire che questa persona qua ha toccato la pellicola il 5 dicembre del 2012, proprio là fisicamente controllata. Rullo per rullo, dicendomi poi che questo film ha una condizione 9, noi usiamo da 1 a 10, 10 è pressoché ottimo, cioè nel senso che vuol dire che non è mai stato usato, 9 è un po' ottimistico secondo me, però ci può stare, insomma, perché Police è anche un film che è stato visto poco, mi ricordo. Diciamo 1 è proprio i materiali cioè, che non hanno vita futura praticamente, che si stanno decomponendo, e poi piano piano salire, diciamo da, come a scuola, da 6 in su è la sufficienza, da 5 in giù vuol dire che ci sono dei problemi gravi e bisogna intervenire sul film. Poi vanno le note alla condizione, normalmente si mette come a scuola, no? Buono, ottimo, discreto, mediocre, questi voti qua. In questo caso qui, essendo 9, non c'era più niente da dire, credo, perché era abbastanza. Poi ritornano ancora quei dati, diciamo, dell'opera, soggetto, sceneggiatura, eccetera. La sinostri, che qui mettiamo sempre in italiano e in inglese raramente, dipende dalla tipologia del film. Copyright, se sappiamo chi è il detentore dei diritti lo mettiamo, altrimenti no. Il detentore dei diritti è fondamentale perché noi abbiamo la copia del film, ma non vuol dire che noi abbiamo dei diritti su questo film, e tantomeno dei diritti sulla copia fisica. Il che vuol dire che se il regista di Police mi viene a chiedere se ho la copia, cioè che sa che ho la copia e me la viene a chiedere, gliela devo dare. Cioè non posso dirgli no, non te la do, semplicemente perché anche qui ci sono delle discrepanze sul fatto che il film è ovviamente un'opera d'autore, ok, ma allo stesso tempo è fatta in tante copie. Però, diciamo, l'opera è sempre quella, cioè non è contrariamente, diciamo, parlavo prima con una vostra collega, contrariamente al settore, diciamo, canonico, d'autore, bibliografico, eccetera, il nostro settore non è regolamentato se non io i diritti e il film è mio. Questa è l'unica regola che vale. Il diritto patrimoniale, sì. Dunque, se di un film ha fatto 500 copie, quel produttore può dire, oh, le 500 copie le voglio tutte. Le ritiro dal mercato. Senti, non so, quando era anche uscito, era capitato poco tempo fa, non mi ricordo il titolo, sentito ogni tanto dire, no, magari più sulle storie del cinema antico, sono state ritirate tutte le copie del film dal mercato, perché evidentemente, in questo caso non il produttore, magari è successo qualcosa per cui il film è stato ritirato per qualsivoglia motivo. In quel caso lì non è che io mi tengo la copia e la proietto, anche se ce l'ho, semplicemente viene ritirata dal mercato e io non posso fare altro che toglierla dal mercato. Questa è veramente a livello proprio semplicistico, è così. Sì. Come e quando e se una cineteca può acquisire il diritto sulla copia? Lo acquisisce, dunque, il come, nel senso pagando, semplicemente. Cioè, nel senso, per esempio, noi abbiamo avuto i diritti dell'opera di, adesso vi faccio vedere, di Simone Massi, non so se conoscete, è un bravissimo, sì, regista di animazione, contemporaneicissimo. Faccio vedere magari qualche immagine così. Tra l'altro è molto bravo, vi consiglio di vedere i suoi film che sono fantastici. Lui fa questa, Simone Massi, questo signore qua, fa queste animazioni con delle tecniche molto particolari. E
è giovane, ha vinto anche molti festival, ha vinto Venezia l'anno scorso. Ovviamente il cinema d'animazione è un settore un po' più. Ha realizzato le locandine di Venezia di quest'anno. È uno molto bravo, anarchico, nel senso che lui vive nel suo caseggiato nelle Marche, isolato da tutti, un po' così, però è veramente, cioè, è proprio un artista nel vero senso della parola. Lui interessa solo il suo lavoro, non vuole essere incluso in qualsivoglia sistema. La Cineteca, per esempio, in questo caso qua, che è attenta al cinema d'animazione, anche quando può aiutare i giovani autori, cerca di farlo, ha deciso qualche anno fa di avere i diritti sulle sue opere per 3 anni. Dunque ha pagato a Massi, in questo caso perché era lui il detentore, le opere ovviamente in accordo con lui, no? Cioè si va là e si concorda, diciamo guarda ti vogliamo aiutare, che è un aiuto in questo caso anche per l'artista in sé. E niente, ha pagato e dunque per 3 anni ha avuto i diritti per quelle copie. Poi uno può tenerli anche per molto più tempo, dipende sempre dalla cifra che tu paghi e l'accordo che tu fai con chi ha quell'opera d'arte. Però in questo caso qua la Cineteca per quei 3 anni, per esempio, ha proiettato i suoi film, ha fatto una pubblicazione di un volume, insomma, ha utilizzato le opere in maniera molto disinvolta, tra virgolette, ma semplicemente per valorizzare anche quelli che erano i film. Decaduti però, per esempio, i finiti 3 anni, noi non abbiamo più nessun modo, se non pagando poi a Simone, le cifre per la proiezione del film. Capito? Cioè non abbiamo, decadono i diritti, dunque è finito. Semplicemente uno paga e dice ok, voglio i diritti sulla quella tua opera per tot, tutto qua. Nel caso invece, per dire, dei film muti, perché anche qui la legislazione qui è un po' più semplice, tra virgolette. Il film ha i diritti per 50, cioè il produttore del film ha i diritti per 50 anni da quando produce il film non sulla copia, scusate, sull'opera. Il invece realizzatore ce li ha per 70 anni, dalla morte però, attenzione. Cioè, dopo che è morto uno, per 70 anni ci sono ancora i diritti su quell'opera che ricadono sui suoi figli, sui suoi parenti futuri, eccetera. Finiti questi, le opere rimangono, se qualcuno non compra i diritti, perché sono sempre acquistabili di tutte le opere, cioè voi potete anche dire vado alla SIAE e chiedo se quest'opera, vado con un titolo e chiedo se hanno i diritti su questa, se non ce l'hanno, potete orfana, potete informarvi per comprarli. Adesso i prezzi, cioè non credo che ci sia un listino, però insomma è una cosa che si gestisce. La cosa interessante è che, per esempio, che sulle opere mute, paradossalmente, abbiamo molto più modo, cioè siamo molto più disinvolti, perché abbiamo modo ovviamente di utilizzare tutti quei materiali di persone che sono morte più di 70 anni fa. I diritti dei produttori sono decaduti, ma semplicemente anche perché molto spesso le case di produzione non esistono più, ovviamente. E dunque, per esempio, è questo che ci permette, qui vi ho aperto il sito della Cineteca di Milano, questo qua, che vi faccio vedere dall'inizio. Dunque, questo è il nostro sito, insomma, si presenta, eccetera. Se andate qua in alto su Cinestore, cliccate qua. Ok, qui si apre una parte in cui noi, Cinestore, dunque noi vendiamo le cose, dunque abbiamo i DVD, i libri, tutte le nostre pubblicazioni, tutto quello che abbiamo, si possono comprare le fotografie, non è ancora attivo, sarà attivo tra poco questo, eccetera. In più ci sono i video. Sui video voi trovate online a disposizione tantissime ore di filmati, tutte dell'epoca del muto, più o meno, poi c'è anche il ventennio fascista, però lì riguarda anche un'altra parte, comunque poi sono comunque anche di passati più di. Sono su MOV, cioè diciamo l'estensione MOV. Noi li carichiamo su Vimeo, semplicemente lo gestiamo con Vimeo e poi li mettiamo su. Poi abbiamo un sito dove noi mettiamo i dati, eccetera. Però se sì, è la cosa migliore e più comoda. Ovviamente non possiamo caricarli ad alta definizione perché sono veramente tante ore. In questo caso qui, per esempio, ritorno un attimo sull'altra, c'è cioè collezione Luca Comerio, che è una delle collezioni più importanti perché è un pioniere della cinematografia muta. Tipo, per spiegarvi il tipo, era uno che nel 1910 si legava agli aerei per filmare dall'alto le robe, cioè era proprio uno un po' così. Ed è colui che ha fatto delle riprese importantissime della guerra, dei reali, ha fatto tantissime cose veramente. E poi è sceso nel dimenticatoio perché era un pioniere, era uno che azzardava, sperimentava e dunque
verso la fine degli anni, no, inizio degli anni 20, piano piano, diciamo, si avviava il cinema sonoro, il cinema stava cambiando e lui ha avuto molte difficoltà. Ha speso tutti i suoi soldi, tra l'altro, per fare cinema e poi è finito, diciamo, abbastanza tristemente in un manicomio, un po' malato di mente, morto da solo, senza niente, eccetera. Però ha fatto delle riprese veramente incredibili. Era di Milano, noi abbiamo molti materiali e questo ci ha permesso anche, tra l'altro, di metterli online. Dunque, voi potete andare e vedere tutti i materiali che noi abbiamo di Comerio online, con durata, vedete tutti i formati del 35 mm nitrato, la lunghezza, un minimo plot, diciamo. E questi sono tutti i materiali disponibili. Noi questi possiamo mettere online perché non c'è nessuno che ha i diritti su queste opere, nessuno che può venire a dire no, ma voi li avete messi online. Su questi siamo molto liberi e ci sono materiali veramente, veramente di incredibile valore. Le battaglie, eccetera. Lui era un documentarista, principalmente ha fatto anche film di finzione, guerre, dunque si può risalire veramente a moltissimi fatti storici. Poi adesso c'è la prima guerra mondiale, ha dato molto slancio anche insomma, con molti progetti, molte iniziative. Poi abbiamo i tesori del cinema muto italiano. Come vi dicevo, c'è scritto anche qua, la Cineteca conserva 2000 titoli del cinema muto italiano. Tenete conto che in tutto il mondo, della storia del cinema muto, su una produzione totale di 100, noi oggi abbiamo a disposizione il 35. Vuol dire che noi abbiamo perso in questo. Il cinema ha una vita brevissima, cioè, voglio dire, è breve, è nato poco più di un secolo fa. In un secolo noi abbiamo perso il 75% cioè 65, della produzione muta. Vuol dire che noi basiamo, diciamo, la nostra storiografia del cinema, del cinema, molto su materiali cartacei e su quello che ci è stato trasmesso da chi scriveva le storie del cinema, da chi scriveva sui giornali, eccetera. Ma quasi più della metà di tutto questo è andato disperso e non sarà, non è che è disperso perché non si trova, a volte sì, può capitare, ma è disperso perché è stato distrutto come avete visto prima. Questo perché? Perché il cinema non era considerato un'arte. La prima tesi del cinema, cioè che considera il cinema come arte in Italia e la seconda di tutto il mondo, è stata fatta da Francesco Pasinetti a Venezia all'inizio degli anni 30. Dunque, se guardate gli anni, il cinema è nato nel 1895, negli anni 30 ancora si parlava se il cinema era arte o no. Capite che ci sono quasi 40 anni di problematiche molto molto profonde che poi hanno fatto sì che la storia del cinema sia un ingarbugliamento di tanti fattori, come dicevo prima, la meccanica, l'arte, la tecnologia. Questo. No, certo, sì, lì è proprio un problema di, cioè, no, è che adesso comunque bene o male un'arte è considerata, cioè. Sì, non è che non c'è proprio, diciamo, ci sono delle linee guida, diciamo, come dicevo prima. Ogni regione ufficialmente gestisce il suo archivio. Certo, certo. No, ovviamente è incluso, diciamo, a livello ministeriale, cioè tipo la Cineteca è una fondazione privata, io parlo della mia, una fondazione privata che ovviamente prende dei soldi pubblici quando fa dei progetti, quando ha delle attività di un certo tipo, è ovviamente sotto tutela, diciamo, ministeriale, siamo riconosciuti. Noi dagli anni dalla nascita, dal 47 praticamente, ci è stato riconosciuto subito perché era oggettivamente, diciamo, era proprio patrimonio storico, sì, cioè era ovvio che era così. Detto questo, a parte il riconoscimento, ancora adesso ci sono delle gravi difficoltà, come vi dicevo prima, cioè non ci sono delle guide standard, eccetera. Ogni tanto si è cercato, diciamo, negli ultimi anni di fare degli incontri, di dire ok, ogni regione gestisce un archivio, cioè non gestisce, regolamenta, diciamo, l'attività in questa materia. Però poi va a finire che cosa? Che a Milano, cioè in Lombardia, noi abbiamo il nostro archivio storico, che è l'archivio storico riconosciuto. A Roma c'è la Cineteca Nazionale, noi siamo italiana, poi c'è la Nazionale a Roma, che è pubblica, che dunque quella è sotto il ministero e dove, appunto, rispondo anche prima al ragazzo che mi chiedeva, c'è il deposito legale dei film.
Dunque tu puoi portare là le cose. Ok, vengono poi catalogate, eccetera, eccetera. Dunque in questo caso qua c'è ovviamente un sistema minimo di salvaguardia dell'opera d'arte, perché sennò saremmo proprio c'è il Far West, però sarebbe scandaloso. Detto questo, prego. L'applicazione delle ISA, dello standard internazionale Sì. valido universalmente per l'archivistica, non sono applicabili dal momento che ci sono più categorie, non sono applicabili anche per gli audiovisivi, quindi anche per le pellicole? Io su questo esempio, nel caso specifico, io questo non lo so, perché qui nasce anche l'altro problema. Io ovviamente mi occupo, ho una formazione che io sono archivista, però non è che che ho fatto una scuola per diventarlo, ho fatto un'università, vabbè, dove ho imparato a capire che materiale avevo di fronte. Ma comunque non ci sono scuole che preparano le figure ad affrontare un percorso come il mio, capisce? Ah, cioè, sì, un congresso, ma non so, non esiste una formazione, c'è cioè una scuola come, non so, la scuola di biblioteconomia, per le Sì, la grafiche, scuola di eccetera. archivistica dovrebbe dare le nozioni di Capisce? base, perlomeno, per Ovvio. archiviare o comunque approcciarsi anche a materiale di questo tipo. Ovviamente si tratta di Ovvio. nozioni. Per questo mi fa strano pensare che non esista una normativa che disciplini perlomeno l'archiviazione, quindi le forme, i campi Sì. da utilizzare, i campi da completare per poter catalogare questa tipologia di patrimonio. Ovvio. Sì, no, Questo mi fa non è strano. che, diciamo, a livello legislativo non esiste. Poi c'è, Normativo. normativo scusate, poi c'è, e questo ve lo farò vedere, infatti ve l'ho preparata, la FIAF, che è la Federazione Internazionale degli Archivi del Film, che riunisce, è un'organizzazione che esiste da fine anni 30, è stata fondata nel 38, dalle prime, diciamo, 5 cineteche del mondo, e noi siamo entrati nel secondo giro, cioè all'inizio degli anni 40, che gestisce tutti gli archivi filmici del mondo e, come vedete qua, dà delle linee guida per gli affiliati all'associazione. Questa è una cosa, ha la sede a Bruxelles, è una cosa assolutamente. Cioè è molto bella, diciamo, dalle linee guida, ma anche queste che vengono date non sono, cioè non è che ci si mette d'accordo insieme e tutti usano quello standard. Capisci qual è il problema anche? Che non è prescrittivo, cioè loro ti dicono, noi lo possiamo. Detto questo, c'è anche da dire che in questa federazione tu paghi per stare dentro, capito? C'è anche questo discorso qui, cioè tu paghi per stare dentro, poi ci sono le commissioni di catalogazione, di archivisti, eccetera. Però, prima cosa, uno deve pagare per entrare, noi siamo dentro ovviamente, perché comunque un'associazione, cioè, è fondamentale, diciamo, anche a livello di importanza mondiale. Però, diciamo, loro danno delle linee guida, poi tu non è che sei costretto a usarle. Oltretutto, secondo me, il vero problema è questo, cioè loro stessi dovrebbero, perché più o meno sono iscritti quasi tutti. C'è da dire anche che quei paesi che sono più poveri, diciamo, del terzo mondo, tra virgolette, ovviamente hanno delle gravi difficoltà, perché sono paesi dove, per dire, non riescono a iscriversi, oppure non hanno, diciamo, una competenza storiografico-culturale per capire il materiale che hanno di fronte, no? Dunque ci sono anche questi tipi di problemi. Diciamo, non c'è uniformità in generale, prima cosa. Oltretutto, gli enti preposti che dovrebbero occuparsi, come in questo caso la FIAF, a livello mondiale, di gestire questi campi con delle commissioni di cui fanno parte i componenti di varie cineteche del mondo. Per esempio, la Cineteca di Roma ha uno dei suoi rappresentanti all'interno della commissione di catalogazione della FIAF. E va benissimo, però diciamo che c'è poi manca un tassello, cioè manca il tassello di attivare queste regole che loro hanno, che loro creano di catalogazione, diciamo che gestiscono, di renderle obbligatorie per tutti, perché sennò, come ripeto, io uso un database, la Cineteca di Roma ne ha un altro, in Friuli ne hanno un altro, la situazione è questa, ma è questa non in Italia, è questa più o meno dappertutto, cioè non c'è uno standard. Aspetta perché c'è il microfono.
Dicevo che in ogni campo dove si cerca di adottare un protocollo comune è sempre difficilissimo, in Certo. qualsiasi campo, non è solo un problema vostro, perché ci si deve mettere d'accordo ad altissimi livelli. No, lo so, infatti sembra, cioè detta così, diciamo, sembra una cosa abbastanza semplice. Sì, non è semplice. No, dico, per gli archivi tradizionali, per gli archivi cartacei, a noi abbiamo degli, come diceva la collega, abbiamo degli standard, sono le ISAR e le ISAD che oggi vengono applicate agli archivi, diciamo, in maniera corrente. Però sono standard internazionali, cioè non sono neanche standard nazionali, sono standard che sono stati definiti in seno a un consiglio internazionale degli archivi, anzi, in un certo senso l'Italia è arrivata anche in ritardo rispetto a questa cosa. Quindi è giustamente come dire, bisogna definirla appunto a livello internazionale. Non è pensabile che si possa solo definirla a livello nazionale, ormai questo non è più possibile. Quindi trovare un organismo internazionale, e io penso che su questo il Ministero dei Beni Culturali, che come ho detto prima è un po' in ritardo, in questi settori nuovi, come per esempio negli archivi musicali, di cui io mi occupo, mi sto occupando molto di recente, e io ho trovato delle difficoltà ad applicare le ISAR e le ISA dagli archivi musicali perché, diciamo, bisogna rivedere tutta l'applicazione di questi standard per beni che sono un po' in un certo senso anomali, dico anomali perché sono nuovi per il campo dell'archivistica. Noi stiamo lavorando per esempio sui manoscritti musicali. I manoscritti musicali, in un certo senso, da sempre sono dominio per esempio delle biblioteche dove esistono già da anni e da poco, dal 2011, chiedo scusa se sto No, no, divagando, no? anzi, è interessante, Sto però chiedo parliamo scusa. di materiale E comunque dal un po'. 2011 la Direzione Generale degli Archivi, che fa capo al Ministero dei Beni Culturali, ha costituito un portale che si chiama Archivi della Musica, dove confluiscono poi le schede delle varie sovrintendenze. E quindi ci stiamo rendendo conto che effettivamente non è facile. E il dirigente generale, il dottor Tosti Croce, sta cercando un po' di, come dire, allineare gli archivi anche alle biblioteche in questo campo di ricerca. Infatti, recentemente c'è stato un convegno a Bergamo. Purtroppo io stavo organizzando una manifestazione qui a Bari, non mi è stato possibile. Era proprio sugli archivi musicali, che devono avere una loro specificità rispetto alle biblioteche. E su questo siamo un pochino indietro, abbiamo bisogno ancora di lavorarci sopra, e penso che sia un po' la stessa cosa per quest'altro settore, che per noi è completamente nuovo. No, no, certo, infatti, cioè, il problema è anche questo, perché, come dicevo, il cinema ha poco più di un secolo, però veramente diciamo, le problematiche sono veramente tantissime, tralasciando, come dicevo prima, il fatto che il cinema non era considerata arte, era considerata un'altra cosa, eccetera, eccetera, si è arrivati dopo a capire l'importanza della conservazione, no? Delle opere, dei film. Ovvio che anche adesso, cioè, i passi in avanti ci sono stati. Era anche per rendere più chiaro il quadro, cioè non è che non si fa niente, le cose ci sono, la commissione della FIAF, anche a livello diciamo italiano, il fatto che siamo passati alla regione secondo me è una cosa corretta. Dall'altra parte uno dovrebbe dire mettere diciamo in pari tutte le regioni, cioè, perché se a Milano abbiamo un sistema che funziona abbastanza bene, voglio dire, non è possibile che poi, non so, in Basilicata c'è un archivio incredibilmente bello che però non riesce diciamo a far fruttare, a valorizzare i materiali che ha, perché come chi lavora negli archivi sa, quando i materiali stanno chiusi nelle stanze e non li vede nessuno, l'archivio è morto. E questo, quando io dicevo prima, cioè l'archivio, i materiali d'archivio sono cose che vivono, cioè sono materiali che vivono. E perché, cioè bisogna però saperli far vivere, perché altrimenti stiamo parlando di cose che non, insomma, che non ha neanche senso conservare, cioè la conservazione fatta fine a se stessa non ha senso. Per quello che noi, per esempio, adesso, anche il fatto di mettere online i materiali a livello europeo, adesso vi faccio vedere un altro sito,
a livello europeo c'è stato questo enorme progetto che è durato 3 anni. Dunque, diciamo che alle regole di catalogazione, cioè sulle regole normali, siamo un po' indietro. Invece sui progetti specifici di messa in sicurezza, eccetera, lì passi avanti ce ne sono anche tanti. Quando l'Europa ha fatto partire, prima ancora, cioè questo è finito l'anno scorso, questo progetto, però è durato 3 anni, aveva visto lungo e ha detto: facciamo un grande progetto europeo sulla memoria audiovisiva sulla prima guerra mondiale, che sarà pronto quando arriverà il centenario della guerra. Grazie a questo progetto, e anche materiali cartacei oltretutto, grazie a questo progetto, European Film Gateway, voi andate sul sito e vedete tutti i materiali di tutte le cineteche europee sulla prima guerra mondiale qua dentro. Cioè vuol dire che voi avete accesso a dei materiali incredibili, che se no dovreste prendere il treno e andare in Russia, per esempio, per vedere un film che magari non, cioè, non vedrete normalmente, però per chi fa ricerca, no? Per quello che dico, cioè, il materiale deve vivere, questo è vivere. Dunque voi andate qua, partner, vedete tutte le cineteche, guardate, praticamente a livello europeo sono quasi tutte. Archivi triennale, sì, che è terminato, cioè che ovviamente perché poi è finito. No, 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 questo qui sarà sempre disponibile, diciamo è finito come progetto, non so perché si è dato una fine, certo. E dunque il progetto era capire che cosa c'è negli archivi sulla prima guerra mondiale, dunque ogni archivio ha dovuto fare un team di ricerca che si occupasse di questo genere di lavoro, fare delle ricerche, capire quel materiale, perché ovviamente non è che un film sulla prima guerra mondiale dove ho il titolo, chi l'ha girato, che cos'è. Trovi in mano dei materiali dove non sai dov'è, non sai in che nazione è stato girato, non si sa niente perché sono materiali, non è il film canonico, sono documenti. E dunque lì può essere tutto, allora devi andare a cercare qualcuno che riconosce magari le divise che ci sono in questo filmato. Allora dice: no, ma quello lì è la campagna di Russia con i soldati del reggimento. Cioè è proprio un sistema molto complesso. Ovviamente, e anche qui, poi i contatti interdisciplinari funzionano abbastanza bene, fortunatamente, perché sennò molti materiali non sarebbero neanche visibili, non si potrebbe riconoscere. Dunque qui vedete tutto, tutta la lista degli affiliati, di chi ha partecipato al progetto, che sono quasi tutti, ripeto, e qui potete vedere. Avete accesso a tutti i materiali, a tutte le informazioni che vi necessitano. Presentazione del progetto, documenti pubblici, ad esempio qui sulla digitalizzazione c'erano per esempio degli standard. Dunque si diceva: ok, gli archivi hanno questi materiali, noi questi materiali poi li vogliamo digitalizzati in 2K o HD, che è la risoluzione, diciamo, digitale. Ovviamente che adesso non è sorpassata, però adesso fate conto che al cinema vedete le cose in 4K. Mano a mano poi arriverà anche l'8. Però diciamo, a quell'epoca il 2K è uno standard, ma anche oggi è uno standard molto buono, di risoluzione alta. Ovviamente poi in internet poi non vedete i materiali in 2K perché sarebbero pesantissimi. Però l'idea è stata quella di dire: facciamo tutto in 2K, e vuol dire la conservazione più alta possibile ad oggi, ok, che avevano gli archivi in quel periodo. E dopo poi noi diamo questi materiali disponibili online in questi modi, cioè con queste linee guida, ossia in HD, in questo formato, eccetera, eccetera, eccetera. Qui, in questo caso qui, c'è stata sì una regolamentazione, però anche qui molte delle cineteche hanno dovuto poi dotarsi di materiali, fortunatamente, che aiutassero nella digitalizzazione. Dunque quello è stato un passo avanti, cioè l'Europa ha fornito anche economicamente dei sostegni per far sì che gli archivi fossero più o meno tutti sullo stesso livello. Cioè, questo è fondamentale perché, ripeto, con l'archivio non si guadagnano soldi. Sono tutte opere, come chissà chi lavora in biblioteca o in altri tipi di archivi. Lì l'aiuto statale o comunque anche di progetti esterni per recuperare soldi è assolutamente fondamentale. Dunque, vedete, sì. Com'è possibile da un supporto 8 mm poi parlare di 2K? Cioè, lo standard nativo non è un 2K, cioè stiamo parlando di un SD, Ah, cioè, di 5, non so. sì. Com'è possibile? Cioè, con che sistema si porta? Cioè, è impensabile pensare di portare un 2K
un sistema nativo con VHS Sì, no, dunque, 576. di, per questi, diciamo, per questo progetto qui parliamo di materiali 35 mm, dunque c'è di un altro tipo di pellicola, ma comunque indipendentemente da questo, diciamo dal formato pellicola al formato digitale, il passaggio viene fatto con uno scanner, che è uno scanner dove noi scegliamo la qualità che vogliamo dare alla fine all'immagine. In questo caso anche con l'8 mm possiamo farla in 2K. Il discorso è che bisogna anche capire che forse il gioco non vale la candela, non so come dire, cioè Certo. l'8 mm ha un tipo di immagine, No, non ha una risoluzione per un 2K. anche di dettaglio di immagine che non ha senso, ma c'è chi lo fa adesso, però è assolutamente fuori contesto, non so come dire, come non mi vengono esempi da fare, però non è assolutamente adeguato, ecco. Sul 35 mm invece sì, perché il formato, diciamo, comune della cinematografia ha una definizione e un dettaglio che ancora oggi non è superato dal digitale, cioè nel senso che l'immagine in pellicola non è che è migliore, è un'altra cosa, ovviamente, però il digitale non è assolutamente paragonabile, cioè stiamo parlando comunque la pellicola, lo vedremo oggi quando vi farò vedere tutto il discorso sull'emulsione, il supporto, è vivente, cioè è un dalla parte, oltre al supporto c'è l'emulsione e questo strato di emulsione è fatto di materia viva, cioè di composti organici. È ovvio che ho un calore, un movimento all'interno dell'immagine che il digitale non potrà mai dare, semplicemente perché è un codice binario. Solo Ok? dal punto di vista, diciamo, prettamente, diciamo, Qualitativo. non qualitativo, perché il digitale qualitativamente dal punto di vista delle linee ha superato il 35 mm, e dal punto di vista soggettivo Sì, è come il soggettivo, però vinile, che molti preferiscono ascoltare sì. il vinile che un Però supporto il digitale non ha DVD. ancora superato, cioè almeno Le linee rimanendo nel coso del 2K non siamo vabbè, ancora. siamo arrivati all'8K. Ma l'8 non è comune, però. L'8 non si può vedere ancora. Cioè, si può vedere da qualche parte, ma voglio dire, prima di arrivarci, diciamo, come standard, c'è ancora un po' di strada. Sicuramente a livello di definizione lo supererà. Ma non mi stai chiedendo altro, no? Ah, scusa, no, pensavo. No, comunque, come vi dicevo, guardate anche quanti, cioè ci sono articoli, pubblicazioni, qui ci sono tutte la documentazione sui metadata, ossia su come gestire anche appunto i data digitali, eccetera, eccetera. Dunque qui trovate tutto quello che vi serve per capire il progetto e poi vedete anche, vedete, Watch Film, Worldwide First, e qui voi cercate, non so, mettete quello che volete, vedete, qui c'è il trailer, la promozione del progetto, eccoli qui vedete tutti i film. Qui vedete, potete, non so, mettiamo Fondazione Cineteca Italiana, Appli, e vengono fuori tutti i materiali che noi abbiamo digitalizzato, che dovrebbero più o meno essere quelli che interamente noi abbiamo nella nostra collezione dedicata alla Prima Guerra Mondiale. Poi può venire sempre fuori qualcosa, perché col tempo, guarda, riguardando, gestendo tutte le altre cose, però diciamo, sia i documentari che tutti i film di fiction prodotti tra il 14 e il 18 sono stati inseriti dentro questa lista, anche i film di fiction, perché anche se non, diciamo, avevano scene di guerra, eccetera, avevano comunque degli elementi patriottici indubbi anche nelle loro storie, ecco. Dunque, e poi è giusto perché è anche una storia di produzioni, non solo di immagini. Sì, fiction, sì. Ah, feature? Dov'è che? Sì, comunque sì. Ah, questo qua sotto, si sì, scusa, feature, sì, infatti, documentari, feature, eccetera. Sì, loro, poi c'è newsreel, loro anche lì li hanno divise, cioè li abbiamo divise in quello che credevamo più, insomma, abbiamo messo anche lì delle definizioni canoniche. Eh no, infatti, perché poi se in inglese e dunque, cos'è che eravamo rimasti? Ah sì, appunto qua. Dunque, vi dicevo, ecco, sui diritti, non va giù. Noi non abbiamo, la Cineteca non ha diritti, però se vuole, rispondendo alla ragazza di prima, chiunque può comprarsi i diritti delle opere, insomma.
sganciando, però si può comprare chiunque. Sì, prego. Per quanto riguarda un'immagine, aspetta. Una cosa breve che devo chiedere. Anzi, per quanto riguarda un'immagine di un quadro che una persona ha comprato, può essere utilizzata per la copertina di un libro, per esempio? Anche se l'ha ha comprato l'opera, deve sempre chiedere il permesso agli eredi. Su questo qua no, credo che bisogna chiedere, cioè se lei ha un quadro suo, dice, o... Sì, sì, sì. No, se l'ha fatto lei... Ah, non suo, nel senso che no, fatto Bramante lei. Però quello attuale, non Bramante. Sì, sì, sì. No, sì, se lei ha comprato un'opera, sì, se a casa. Sì, sì. Beh, poi adesso non è cinematografico, comunque non lo so con certezza, però... Tipo in cinematografia funziona così, se io ho una pellicola, voglio fare un libro e prendo un fotogramma dalla pellicola, se questo film ha i diritti d'autore, ovviamente io devo pagare all'autore il fatto che io, anche se io ho la copia del film, pago comunque quell'immagine che ho messo sulla copertina del libro. Il problema è personale, la moglie mi disse che per amicizia mi avrebbe dato questo consenso, poi andò via da Monopoli, non la riesco a rintracciare, e ho anche scritto al sito. Allora in questo caso può mettere nel libro tutte le opere, tutte le immagini sono... nel caso che chi ha i diritti può... normalmente viene messa questa frase, per cui lei lo mette, però se non è riuscita a ritrovare, a rintracciare chi è... Poi la contatteranno, magari non la contatteranno. Scrivo che i diritti sono riservati, vero? Sì, certo. Beh, riservati, insomma. Nel senso che tutte le immagini presenti sono state fatte le ricerche adeguate per rintracciare diciamo, i detentori. Spiego come sono andate le cose. Ecco. Sì, sì, infatti. No, comunque basta prendere un libro qualsiasi. È specificato in quasi tutti i libri questa cosa. Cioè proprio lei può fare copia e incolla. Io non ho ricevuto risposta, ho scritto anche al sito. Dei figli, penso. Vuol dire poi un'altra cosa, quando le diceva del titolo di un film che deve essere, poi non ha terminato la frase perché ci siamo interrotti, ha detto, mi pare che lei volesse dire che se noi ricerchiamo quel film in con il titolo di una lingua che non è l'originale, rischiamo di non trovarlo. Allora sarà successo così, quando io l'ho detto Ragione e Sentimento, che è un film molto noto, a cui io sono particolarmente legato, scritto Anguzzardi. Però forse, siccome forse non è di origine italiana, allora non è uscito. Può essere, però può anche essere che noi non ce l'abbiamo. Cioè, noi ne mi sembra strano. Può essere, noi abbiamo 20.000, però nella storia del cinema è stato fatto ma di tutto di più. Un film abbastanza recente, 10 anni fa. Magari è un film inglese, perché sì, mi sembra l'ambientazione... c'è la versione inglese, però, ripeto, può però anche essere benissimo... Era questo che stava dicendo lei, cioè bisogna scrivere il titolo il titolo nella lingua originale del luogo in cui è stato girato. Cioè, sì, se io... sì, in titolo originale, dipende, perché se ho in titolo originale, cioè in questo caso metterei Ragione e Sentimento nell'italiano, o nel titolo, se io lo cerco nella mia lingua, e poi nel titolo originale, il titolo originale del film. Ma potrebbe essere per questo che allora non siamo giunti. Può essere, vuoi vedere se c'è, cerchiamo su. Cos'è? Pride? No, Orgoglio sono e Pregiudizio. Curioso. Ragione e Sentimento. Dunque in inglese? Pride? Che nessuno sa in inglese. Cosa. Ragione e Sentimento, sì. Com'è? No, scusate, non ho capito. Perché so il francese, non per altro. Ah, cos'è? And? Ah, ma se metto sense dovrebbe venire fuori. Non so se è francese o... Potrebbe essere. No, ma era anche per curiosità. Cioè, così vedete anche... Vedi, io ho messo sense e viene fuori di tutto. Cioè, nel senso che... Comunque, il titolo del film originale è Pride and Prejudice. Infatti anche io mi confondevo con quello, Orgoglio e Pregiudizio, cioè, ma però la scrittrice è la stessa. Beh, invitiamo la Mediateca Regionale Pugliese a fare una rassegna sui film di Jane Austen. No, comunque sì, ripeto, ma come in tutte le cose, come in tutti gli archivi, ovviamente noi abbiamo la scheda, in questo caso qua
abbiamo visto un paio di schede non completamente, diciamo, compilate correttamente, però diciamo la cosa migliore è compilare sempre le schede nel miglior modo possibile, cioè questa è la prima cosa che si può fare per tenere bene un archivio. È un compito difficile perché noi non siamo tanti, per esempio, nella mia istituzione che ci occupiamo di questo, e dunque quando si ha una mole di titoli come questa, cioè 20.000, e siamo in 4-5 persone, inizia ad essere complicato gestire tutte queste cose, anche perché non abbiamo questo da fare e basta, abbiamo tante cose. Col digitale si sono aperte molte altre occasioni, molti altri lavori che... magari, io sarei felicissimo, così... No, no, purtroppo sì, la situazione è questa, insomma. Adesso dove che ero arrivato, che volevo farvi vedere. Adesso mi sono perso con le domande, sono... No, comunque ecco, vedete, l'archivio, diciamo adesso il database è questo, non è online, non sono dati che voi non trovate online. Semplicemente perché, come dicevo prima una signora, qua il fatto dei diritti è un problema molto grosso. Perché in più il cinema ha questa cosa delle varie copie, come dicevo prima, per quello che in cinema non si dice mai copia originale, ok? Perché non esiste una copia originale, certo ce n'è una che è stata la prima, che probabilmente non esisterà più, esistono tante copie, ma il fatto che ci siano tante copie non vuol dire che uno ha accessibilità all'opera in modo più, diciamo, più facile, anzi è peggio perché poi i detentori di diritti, ma giustamente perché sono anche detentori di diritti, vogliono sulle loro opere un certo tipo di controllo. In alcuni casi, in altri, poi si ha a che fare con persone un po' più, diciamo, malleabili. Allora, poi altre cose che possiamo vedere qua. Beh, il database, come dicevo, l'abbiamo creato noi, dunque la scheda è... si possono aggiungere delle cose. Qui a lato, vedete, pulsantiera. Questo mi dice mostra tutti i record e dunque io qua adesso voi dove che siamo qua in alto abbiamo tutti, vedete qui 17.000, ma perché poi in verità ci sono, c'è una parte che è stata fatta in un altro, cioè con lo stesso sistema, ma che io devo aggiornare questo perché ovviamente io ho il mio, l'ho copiato, però quello ufficiale ce l'abbiamo in rete ma tra di noi attraverso un sistema online. E come vedete qua ci sono tutti i film, abbiamo, beh, poi vedete tutti i materiali, no? C'è robe di questi tipo, documentari, fiction, eccetera. Qui in alto, in questo modo lui mi fa la lista, diciamo un Excel, di tutti i titoli, in modo che io possa vedere subito, in modo più diretto, alcuni dati che mi sono essenziali, la provenienza, il titolo, la collocazione, titolo originale, eccetera, ho tutti quei dati là però messi su foglio Excel che io posso anche esportare e dire fammi tutta la collezione in Excel, oppure selezionare uno e dire vai alla scheda film, e sono andato alla scheda film. Poi abbiamo Vetrova, come vi faccio vedere prima, crea nuovo record, io adesso non ho le credenziali, cioè non sono entrato con le credenziali, ma posso inserire ovviamente delle schede nuove, beh, elimina, eccetera, grande, piccolo, oppure salvo tutto in PDF. Eccetera. Questo è un database che noi usiamo, diciamo, su tre sedi diverse, usiamo online, tra di noi, solo per uso interno, in modo che nei tre spazi dell'archivio, che sono l'archivio storico, quello diciamo antico, il nuovo archivio e una sede esterna che è più distaccata, tutti quelli che lavorano possono accedere sempre, in qualunque ora, insomma in qualunque momento, ai dati archivistici e modificarli, se vogliono. Siamo noi. Adesso vi faccio vedere, per farvi anche capire, poi nel pomeriggio entrerò più nel merito, diciamo, del materiale, delle cose archivistiche, dovrei aver messo, eccolo qua. Capita di avere anche le locandine? Sì, ecco, infatti. Posso aggiungere un campo per un'icona per la locandina? No, infatti, perché poi prima o poi mi è venuto in mente anche questo a dire, che io vi parlo di cineteca inteso come archivio film. Ovviamente una cineteca, qualora li abbia ovviamente, anche degli altri archivi, cioè io parlo della mia sezione, poi ho il tipo la mia cineteca ha anche una biblioteca storica,
che è una biblioteca, che anche lì hanno con pezzi molto rari, riviste del muto, eccetera. In questo caso la nostra è d'uso interno, cioè noi abbiamo una catalogazione interna al nostro uso e consumo, perché quelle sono, diciamo, nostre copie di collezione privata, come se uno ce le aveva. Sono le cose di, sempre di Comencini e di altri che negli anni hanno raccolto. Dunque noi per esempio abbiamo una collezione di libri, una collezione di manifesti, anche questa molto antica, però lì usiamo un altro tipo, cioè usiamo altri ovviamente standard, tra virgolette, e altri database o comunque altri campi. Per sì, però... Eh certo, però poi succede che ad esempio io non ho ovviamente le competenze per... cioè, questo database qua... Ah certo, sì, no, ma quello lì noi ne abbiamo, diciamo, li teniamo separati. Poi ovviamente a livello informatico si possono congiungere, dunque per dire sì, ho il posto della vita bella, lo vedo dalla scheda unica, no? Questo sì. Certo. No, poi è interessante, noi di alcuni materiali abbiamo... La Lombardia ha fatto un bel progetto, che so che c'è anche in qualche altro archivio, questo qua. No, aspettate. Quando riguarda i servizi stampa di ogni film, anche stampa. Stampa di un film, cioè la ne intende la, la, cioè la stampa nel suo, come copia nuova, no, ufficio stampa. Ufficio stampa. Di queste cose qua io non lo so. No, noi abbiamo delle cartelle stampa, tipo anche di film storici, eccetera, però anche lì abbiamo un altro, cioè è tutta quella parte cartacea che fa parte dei materiali cosiddetti extrafilmici, cioè che mi servono per la ricerca. Nel senso, io ho un film muto e sto facendo un progetto di restauro, noi, per quello che è interessante, la, diciamo, capire come funziona una cineteca, perché io ho i film, però non è che io parto dai film e vado al resto, ma negli anni si è deciso di, ma questo in quasi tutte le cineteche, di creare una collezione più completa possibile. Per cui io, se ho uno Nosferatu, cerco di avere anche la cartella stampa di uno Nosferatu, il manifesto, cioè tutti quei dati, tutto quello che esiste, si associa. Sì, e viene archiviato, catalogato, eccetera, per far sì che poi io, quando faccio un progetto di restauro, ho le informazioni più complete possibili. Poi, se non le ho, vado a chiedere un altro archivio. Ma ora le inviano, penso. No, certo, sì, a noi quando ci... Ah certo, no, con noi abbiamo un ufficio stampa, per esempio, che si occupa di tutta la parte, diciamo, nostra propria, di organizzazione della cineteca, quando escono gli articoli, lì è tutto digitale adesso. E anche chi ci deposita i film a livello regionale, se vuole, viene, o c'è chi viene solo col DVD o con la chiavetta, cioè vengono di tutto anche lì, oppure chi viene con la sua cartellina con, ho questi articoli, ho queste cose, queste altre cose, eccetera. Poi lì va a gusto del suo. Ognuno consegna come vuole. Sì, lì ognuno consegna come vuole, anche perché non c'è un vero e proprio... Anche lì consegnano, ma il supporto, per esempio, noi non sappiamo... Cioè, non sappiamo, noi, se uno ci porta un CD, io il CD lo accetto, per carità. Ma anche lì non c'è uno standard, c'è chi anche si presenta con la chiavetta, con l'USB, mi dice, questo è il film che ho fatto l'anno scorso, però... Io, per esempio, sulla conservazione del digitale, ma ne parlerò oggi, lì assolutamente si sta cercando di creare ovviamente degli standard, però è una cosa che cambia molto rapidamente. Noi abbiamo, come dicevo prima con il vostro collega, digitalizzato in 2K. Noi quest'anno avevamo uno scanner HD l'anno scorso, scusate, quando abbiamo partecipato al progetto abbiamo comprato uno scanner 2K, ma già adesso ci arrivano proposte per prendere un 4K. Però capite che andando avanti è tutto un susseguirsi di cambiamenti, di nuove formule, eccetera. Oltretutto, noi abbiamo anche un'altra parte di archivio che ha tutti quei materiali analogici, dunque VHS, Beta, non so se qualcuno conosce Beta, Betacam, eccetera, o altri materiali che quelli soffrono di obsolescenza, nel senso che una VHS, adesso quanti di voi hanno in casa un videoregistratore? Guardate. E che funziona soprattutto? Capito? Cioè, quello un sacco di... Dunque ci sono anche questi generi di problemi. Cioè, noi abbiamo anche ovviamente altri materiali, non abbiamo solo pellicole e basta. Abbiamo di tutto. Ah, Lumatic. Quello è bello. Ah, potrebbe essere interessante che...
Vedi, ma funziona, no? Ah, vedi, potremmo fare una collaborazione. Che non abbiamo solo uno, però quando si rompe quello non so cosa può accadere. Insomma. Ah, vedi. No, beh, cacchio, è un acquisto importante. No, e dunque capite che ovviamente anche il discorso di obsolescenza, ma poi stiamo parlando, ripeto, di cose che venivano fatte fino a 15 anni fa, o 20 anni fa, cioè si parla dell'altro ieri praticamente, ma oggi è tutto molto più veloce. Noi per esempio abbiamo dei problemi anche sulla conservazione, noi mettiamo le robe in HD, però quando tu hai il file io dove lo metto? Adesso l'unico, diciamo, non è uno standard, ma quello che viene utilizzato più comunemente è l'LTO, che è un sistema a cassetta, diciamo, che non è molto recente, in verità, è molto, vi faccio vedere, è un po' più, eccolo qua, dell'LTO, queste cassettine, diciamo, dove vengono registrate, noi non le usiamo perché è un sistema, diciamo, non costano in sé le cassette, costeranno 60-70 euro l'una, costa invece il lettore di anche proprio di archiviazione, che costerà non so se 6.000 euro, cioè comunque non è una cifra molto grande, però è comunque una cosa abbastanza impegnativa, diciamo, per la Cineteca, no, anche qui va capito se, non so, le LTO funzionerà ancora per molto tempo, verranno prodotte le cassette, chi me lo dice, per ora il sistema, diciamo, è un'incognita, sì, però... Infatti. E lo aggiornano. Infatti, il nostro obiettivo, diciamo, di adesso sarebbe di dotarci di un sistema di questo genere, perché, diciamo, attraverso studi e anche vedendo quello che fanno anche gli altri archivi, si è arrivati al punto, anche tra, diciamo, con gli altri enti, secondo me questo sarà un possibile, diciamo, standard di conservazione migliore, secondo noi, ad oggi. Però anche lì ci sono dei costi. Se una cassettina costa 60-70 euro, immaginatevi se io digitalizzo tantissimi, cioè non dico tutti i film che abbiamo, ma tantissimi materiali, sono migliaia di cassette. Questi sono soldi che, come sapete, ripeto, gli archivi fanno fatica veramente a tirare fuori. Questo è comunque per ora il migliore, però per il resto, sa, uno dice, beh, io c'ho il mio hard disk, metto lì il film, però magari tra 2 anni, ad esempio, ci sono già problemi col Mac e il PC, per esempio. Magari poi quell'hard disk non funziona più, non c'è più il processore adatto per leggerlo. Nessuno ci garantisce oggi. Oggi è terra di nessuno. L'LTO è limitato, diciamo, 2 anni al massimo. Infatti, c'è anche questo. Però, sì. Però dicono, è appunto per quello che dico, cioè è il migliore, però ovviamente il campo è ristretto, cioè parliamo di veramente 20 anni che passano così. Però anche lì, diciamo, ad oggi sembrerebbe quello che poi si aggiorna più facilmente, più malleabile, perché ci sono certi dispositivi che, per esempio, fanno l'aggiornamento ma non ti permettono poi di leggere quello che tu avevi fatto prima. Ci sono anche questi casi, anche con gli stessi, anche con i software di computer, insomma, di audio video, è normalissimo. Però, insomma, si cerca di trovare le soluzioni migliori, anche se, ripeto, è veramente difficile. La Cineteca di Bologna, per esempio, no, prima volevo far vedere, ma questo lo faccio vedere dopo, così ho il tempo di cercarlo. Per esempio, in Italia, prima qualcuno mi chiedeva le cineteche in Italia, come sono, quante sono, eccetera. Allora, le cineteche, diciamo, più conosciute sono quella di Bologna, che è la Cineteca di Bologna, immagino che quella conoscete tutte, la Cineteca Nazionale, che è quella di Roma, dove c'è appunto il deposito legale, perché quella pubblica nazionale era, diciamo, è quella proprio, è l'unica pubblica proprio a livello pubblico che esiste. Poi c'è la Cineteca del Friuli, c'è il Museo Nazionale del Cinema di Torino, che è un museo bellissimo, è quello di Maria Adriana Prolo, che vi dicevo prima, che ha fondato questa collezione di oggetti e soprattutto anche di archivio cartaceo. Tra l'altro loro hanno, ad esempio, tutto online, c'è tutto. Nazionale Cina. Non tutto, però hanno sono stati molto bravi a fare una serie di progetti, di dispositivi. Dunque, per voi, per esempio, andate al catalogo online delle collezioni, avete i cataloghi online di quasi tutto, ma vedete, le loro collezioni sono molto
più che sulla parte filmografica, dunque per sé di materiale filmico, sono molto importanti dal punto di vista proprio della biblioteca e dell'archivio cartaceo. Loro hanno dei documenti del cinema muto veramente unici e inestimabili, cioè avevano solo loro molte cose, però sono stati bravi perché hanno deciso di mettere online le cose, uno può fare una ricerca, molto spesso si possono vedere anche online direttamente i file, non di tutto ovviamente perché parliamo anche qua, saranno gelosi e poi soprattutto migliaia di cose, del cinema di Torino, che è dentro la Mole Antonelliana, se qualcuno è andato, che è bellissimo. Visto? Ah, bene. No, stupendo. No, stupendo. Poi io, ad esempio, prima di iniziare a lavorare a Milano, ho lavorato, diciamo, come prima esperienza, un anno al Museo del Cinema di Torino, sempre in film, nel 2008. E dunque, poi, ripeto, da lì, non ci sono effettivamente una formazione, cioè, anche qui mi piaceva anche di dire laboratorio dal basso, no? Proprio qui siamo veramente in basso, cioè non esiste niente di che mi ti dice io faccio quello e poi divento un archivista di cinema, di materiale cinematografico. Non esiste, se non esistono poi dei corsi di aggiornamento, delle cose che si fanno, però anche qui si fa con l'esperienza, cioè io ho iniziato all'università, Università di Udine, per chi potesse interessare, insomma, fanno proprio dei corsi universitari molto validi, in questo settore, io ho iniziato lì a studiare, poi avendo imparato lì sono andato a lavorare al Museo del Cinema di Torino dove ho imparato altre cose, però ripeto, la mia esperienza acquisita, poi anch'io non è che ovviamente so tutto perché insomma c'è tutta una mole di altri materiali che posso non conoscere ovviamente, ho però una base abbastanza chiara diciamo del mio lavoro. Semplicemente però che mi sono fatto con l'esperienza, no? Poi ho collaborato con altri archivi in Italia, eccetera. Dunque, i materiali ci sono, bisogna però accumulare un po' di esperienza e poi seguire sempre i corsi di aggiornamento. Ci sono tutti gli anni dei congressi della FIAF, quell'ente che vi dicevo prima, che scelgono un paese ogni anno diverso e fanno degli incontri sul restauro, sulla conservazione, eccetera. Sono tutte cose che aiutano a capire anche il mestiere. Il congresso sì, si va a pagamento, non eccessivo però, tipo si paga una quota, tipo non so, 100 euro insomma, però per gli iscritti, poi per chi non, cioè, gli iscritti alla FIAF, cioè chi viene da un archivio, per gli esterni non mi ricordo, però credo che si possa probabilmente pagando un po' di più, ovviamente. Sì. Infatti poi tra l'altro la FIAF fa anche delle scuole di restauro, la Summer School, che è questa, beh, qua non è aggiornato, vediamo se trovo, a Bologna 2014. Ok, per esempio ogni due anni adesso la fanno questa Summer School, Film Restoration, sul restauro e la conservazione dei film. La fa Cineteca di Bologna, cioè che è quella dove ospita diciamo questa cosa nei loro laboratori, Federazione degli Archivi del Film, l'immagine ritrovata che è il loro laboratorio, e l'ACE, ecco, non vi ho parlato dell'ACE, che è l'Associazione di Cineteche Europee, perché c'è la FIAF, che è quella mondiale, poi c'è l'ACE, che raccoglie quelle europee, che ha sede in Francia, e appunto che è quella che gestisce, diciamo, normativamente non hanno grandi cose, però aiuta, diciamo, a connettersi gli uni con gli altri, ecco, questo è molto utile. E dunque vedete, per esempio, questo è un validissimo corso di formazione. È un po' chiuso, nel senso che richiedono un po' di conoscenza. Non, esperienza no, più che altro magari chi si è già occupato di archivi, per esempio, secondo me può essere accettato abbastanza tranquillamente. Costa, perché costa, però vi assicuro, io l'ho fatta quest'anno ed ha una preparazione molto molto valida. Cioè sono tante settimane di lavoro, io sono stato a Bologna 3 settimane, più un mese di lezioni teoriche online, comunque accessibili, e però uno esce che poi ha le idee molto più chiare. So, per esempio questa qua che vedete qua banalmente, la freccina, vabbè, queste due immagini, vedete che l'immagine è divisa in due, questa è quella originale e questa è quella restaurata. Adesso la qualità sul proiettore qui fa un po' ridere, diciamo, però è netto, no? il miglioramento. Poi anche qui, il restauro, non ci sono delle linee guida per il restauro, perché poi ognuno, un laboratorio fa quello che vuole, cioè ci vuole sempre un po' di, come dicevo prima, di chiarezza su quello che si vuole, perché chi
il laboratorio fa il restauro, ma c'è poi un cliente che ti chiede di restaurare una cosa. In base al prodotto finale quello del cliente, il laboratorio si adegua alle tipologie di restauro da effettuare. Cioè, se io non voglio più vedere dei graffi sulla pellicola, o magari dei segni che sono i segni normali della pellicola, li tolgo. Ma se magari c'è un cliente che dice no, io voglio mantenere, diciamo, un aspetto, tra virgolette, antico, originale, che sia proprio della pellicola, lì ci sono altre metodologie da utilizzare, ecco. Ma proprio veramente dalla mente. Dunque, comunque, la Summer School, tutte queste cose qui, poi ho detto a qualcuno, dopo vi lascio la mia mail, o mi date le vostre, insomma, vi mando. Non vi ho portato delle dispense perché ho detto innanzitutto anche per non consumare carta, che io ci tengo, no? E poi comunque adesso col digitale, appunto, siamo qua a parlare di questo, vi mando tutto via mail, insomma, non c'è bisogno. Poi se avete delle richieste in più, mi scrivete e vi mando altre informazioni, altre cose, insomma. Dopo ve la lascio. La scrivo sulla lavagna, tipo faccio come a scuola. E ok. No, ecco, poi interessante prima invece, sempre sulla FIAF, perché c'era poi qualche collega che mi aveva chiesto ma perché non usate il sistema, quello internazionale ISBN, cioè ISB, e qui infatti poi sono andato a cercare perché mi ricordavo che c'era, sulle regole di catalogazione della FIAF, che sempre queste qua, vedete, FIAF Film Archive, allora sono andato giù, questa, figuratevi voi che questa è quella disponibile, guardate l'anno, 91. Poi vabbè, sono state fatte anche altre cose dopo, però per dirvi, no, cioè non è un po' così, avevo letto, perché mi ricordavo, infatti, questo l'hanno fatto alcune, ecco qui, membri della commissione dell'epoca, dunque avete Washington, New York, Wiesbaden, Stoccolma, Praga, Berlino, Londra e Sofia, quella all'epoca, poi ogni cambio, diciamo, della dirigenza della FIAF, vengono cambiate anche le commissioni. Devo vedere, aspettate, come ho beccato prima, eccolo qua, vedete? Cioè qui consigliano, diciamo, di, beh, per sempre per quello che è la disciplina, diciamo, libraria, i risultati del lavoro, dell'international standard, bla 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 bla. Ovviamente loro qui non è che dicono di utilizzare questo, dicono di, guardate che c'è anche questo sistema, che è un sistema riconosciuto a livello internazionale, noi l'abbiamo usato per vedere che problemi possiamo avere o che vantaggi possiamo avere utilizzando questo sistema con i materiali cinematografici. Ripeto, queste poi sono cose che loro consigliano, cioè non è nessuno obbligato a farlo, anche se siamo all'interno della federazione. Però ovviamente i rimandi ci sono, è come la storia cioè come la teoria del restauro cinematografico. Non esiste, ma sono state prese le tecniche da tipo questo, Cesare Brandi, Teoria del restauro di arte, che è un libro degli anni 60. Cioè il restauro cinematografico arriva da qua, capite? Ovvio che è una materia, essendo nuova, è diventata poi una materia che ha preso da altre discipline le sue teorie, perché non ci sono state teorie vere e proprie, né sul restauro né sulla conservazione. Dunque si è cercato di capire, non so, ma cosa facevano in architettura, perché Brandi parlava soprattutto anche di architettura, facevano queste cose, ma noi cosa possiamo usare? Però in architettura c'è una coppia, cioè c'è un palazzo che è un palazzo, che è uno e basta, ed è un caso a sé. Però nel cinema noi abbiamo tante copie, come dicevo prima. Questi sono problemi in più, cioè non è una questione semplice, è una questione che va affrontata veramente, andrebbe affrontata più di petto, ecco. Adesso le cose stanno un po' cambiando, speriamo che, insomma, a breve ci sarà un'uniformità, almeno tra qualche anno. Adesso non so, è l'1:05, c'è la pausa, come funziona? Cioè, l'ho appena detto, sono accese le luci in automatico.